Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il Terzo Tempo Live. Ci occuperemo diffusamente del campionato di Serie B, in particolare del Pescara, che ha pareggiato, come sapete tutti, ad Ascoli. Un Pescara sicuramente al di sotto delle aspettative, un finale all'insegna del pathos da salvare, soprattutto il risultato. Torna a muovere la classifica in trasferta della Pescara dopo 4 KO consecutivi. Crescenzi aveva sbloccato il punteggio al 38esimo del primo tempo con la complicità evidente dell'ex portiere del Pescara Riccardo Oragni. Nella ripresa invece il pareggio proprio in avvio di secondo tempo di Bianchi che aveva già segnato contro il Pescara, militava nel Piacenza nella stagione 2010-2011, un 2-2 all'Adriatico Giovanni Cornacchia, piccolo, e appunto Tommaso Bianchi per il Piacenza, che oggi è tornato a segnare contro il Pescara a distanza di 7 anni, 23-34, grazie ad Alessandro Alberti. Buonasera Alessandro. Grazie a te Massimo. Grazie a Giuseppe Tambone. Buonasera Giuseppe. Allora, diamo intanto uno sguardo veloce ai risultati di questa 20ª giornata del campionato di Serie B. Tra l'altro Ascoli e Pescara hanno pareggiato per quanto riguarda il computo dei legni. Aveva colpito, timbrato la traversa, anche se c'era stata una deviazione Valzania nel secondo tempo, subentrato a Koulibaly, e poi c'è stato il palo di Baldini, entrato in corso d'opera, attaccante classe 96 di ex Inter lo scorso anno nel Pro Vercelli. Allora, questo è il quadro completo dei risultati: Venezia Cremonese 1-1 giocata ieri, Ascoli Pescara 1-1, Bari Parma 0-0, l'unico 0-0 della giornata. Tra l'altro, il big match del 20º turno: Cesena Palermo 1-1 a Cittadella, Carpi batte Cittadella 1-0, Empoli Brescia 1-1, Frosinone Entella 4-3, Novara Perugia 1-1 a Salerno. Attenzione, Foggia batte Salernitana 3-0. Tutti i gol nel finale con una doppietta di Floriano. Ternana batte Pro Vercelli 4-2, 4-3, chiedo scusa, 4 gol. I 4 gol della Ternana sono stati segnati da Montalto. Spezia batte Avellino 1-0. Vediamo la classifica aggiornata. Ricordiamo che si tornerà in campo tra una settimana. Il Pescara affronterà il Venezia, nelle cui fila sarà squalificato Falzerano, che ieri è stato espulso nei minuti finali del match con la Cremonese. Palermo in testa con 36 punti, sale al secondo posto il Frosinone a quota 34, Bari 33, Parma 32, Empoli 31, Cremonese, Cittadella, Venezia e Spezia 29 punti, Carpi 28, Salernitana 26, Pescara 25, Perugia e Novara 24, Brescia e Cesena 23, Avellino e Foggia 22, Ternana ed Entella 21, Pro Vercelli 18, chiude l'Ascoli con 17 punti. Naturalmente vi proporremo anche le immagini, gli spunti salienti di questo confronto. Ricordiamo Ascoli-Pescara 1-1. A voi il commento: non è stata una gran partita, insomma, non da tramandare ai posteri. No, del Pescara di quest'anno c'è più di una partita da non tramandare ai posteri. Ciò nonostante, diciamo che dopo la querelle Zeman-Sebastiani, siamo in perfetta media inglese, si è vinto in casa col Novara, si è pareggiato oggi. E diciamo che è un pari da portare a casa senza infamia e senza loro. Non è stata una grande partita con una squadra ovviamente problematica come l'Ascoli, che ha tanti calciatori in questo momento che non sono a disposizione. Si è andati a vantaggio su un regalo, un gentile omaggio, una strenna natalizia del portiere dell'Ascoli. E poi abbiamo subito un gol su calcio da fermo. Per il Calcio da resto, fermo. non mi sembra che sia una partita di grandi spunti tecnici, Allora, facciamo sinceramente. così, c'è già in collegamento al telefono, in collegamento in diretta per Rete8 Sport per Terzo Tempo Live, il presidente della Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera, presidente. Non sentiamo bene, però. Sentite? Ecco, adesso sì, magari aumentiamo il volume, mi rivolgo alla regia capitanata da Danilo Cinquino. Buonasera presidente, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, partiamo subito da una considerazione, perché ho ascoltato Zeman a fine partita proprio ai microfoni di Sky, ma anche insomma in Mix Zone nella consueta conferenza post gara. Frizioni con Sebastiani archiviate. Lui ha detto: sì, io ho parlato col presidente prima della partita, per me non ci sono problemi, credo, ritengo anche per lui. Ma da persone intelligenti si parla e
i problemi si affrontano e si risolvono. Io mi sono risentito perché quello che ha detto in conferenza stampa poteva dire a me direttamente, soprattutto in un momento come quello, in cui, come anche questo, in cui comunque stiamo soffrendo, i problemi, i panni sporchi si lavano in casa, se ci sono. Ma come ho detto già alla fine della partita del Novara, purtroppo in questa società il vero problema è che non ci sono i problemi e quindi bisogna cercarli. Sì, ma c'è stato qualcosa che ha dato fastidio al presidente Sebastiani di quanto dichiarato da Zeman, cioè qualche critica forse eccessiva alla squadra, oppure il fatto, insomma, il clamoroso retroscena, chiamiamolo così, delle dimissioni di fine mercato estivo? Poi ma le famose dimissioni probabilmente, lo ribadisco, le avrà date, non lo so a chi, sicuramente se le ha date le avrà date a Pavone, che probabilmente, sapete qual è il rapporto con il mister, probabilmente non me le ha nemmeno dette se avesse dato le dimissioni, perché se le avesse date a me, ribadisco che oggi il mister non sarebbe sulla panchina del Pescara, ma questa non è una novità, perché io prego solo in chiesa, quindi difficilmente avrei pregato qualcuno di rimanere. Quindi insomma tutto chiarito, no? Cioè Zeman non rischia nulla, mi pare. Ma no, ma Zeman sta facendo il suo lavoro, dobbiamo sicuramente migliorare qualcosa, dobbiamo aspettare i rientri di tanti giocatori che abbiamo fuori e poi tireremo la linea e vedremo che a gennaio è arrivato e se ci sarà da fare qualcosa lo faremo come al solito, quindi per migliorarci, però io ho detto al mister che probabilmente quando deve essere qualcosa, magari se lo fa direttamente con i ragazzi è meglio, invece di farlo in televisione. Quindi comunque insomma Zeman ha anche dichiarato che, lo ha detto tra l'altro ieri alla domanda del sottoscritto alla conferenza stampa prepartita, ha già detto che la società sa di cosa c'è bisogno, quindi insomma avete già parlato di mercato. Ma guardate, al di là del fatto che noi ci troviamo a pranzo e a cena e ci troviamo bene, non è che andiamo a pranzo e cena per parlare di altre cose, quando andiamo a pranzo e a cena parliamo sempre di quello che ci vuole per migliorarci, di cosa bisogna fare, quindi non è che, certo che la società sa quello che deve fare, ma sa anche che non è che i giocatori li puoi buttare dalla finestra o li puoi ammazzare, se ce li hai devi trovare il modo. Per fortuna abbiamo tanti giocatori che comunque a gennaio avranno sicuramente delle richieste e quindi si procederà con lo sfoltimento della rosa e si andranno a prendere quei due o tre elementi che servono per migliorarci, per cercare di migliorarci. Poi si fa tutto per cercare di migliorarsi, ma poi non è detto che ci si riesca, o magari non è detto che nella seconda parte qualcuno che fino ad oggi ti ha dato di meno magari ti dà di più. Ecco, le priorità, presidente, centrocampo dopo l'infortunio grave naturalmente subito da Palazzi, ma anche un esterno d'attacco e perché no un difensore, visto che Fornasera insomma ha avuto questo problema muscolare che lo terrà ai margini, presumiamo, per almeno un paio di mesi se sarà confermata la lesione al polpaccio. Sì, beh, adesso bisogna capire l'entità dell'infortunio di Fornasera. È chiaro che se Fornasera dovesse avere tutto quel tempo per recuperare, sicuramente lì magari un giocatore ci vorrà. Quindi insomma ci siamo, no? Almeno tre pezzi? Ma magari potranno essere solo 4 o 5. Ecco, adesso l'abbiamo perso. Abbiamo perso il presidente Sebastiani, che naturalmente sta tornando a Pescara, linea disturbata, proveremo naturalmente a ricontattarlo. Mi sembra tutto chiarito, quindi tra Sebastiani e Zeman, anche da quanto dichiarato dal presidente? Qual è la vostra sensazione? Mi pare di sì, no? Sì, ci sono riparlati, quindi. Sì, non è stato un bel vedere da fuori, però devo dire con grande franchezza, visto che questo lavoro nel mondo del calcio ci sono nato, ci vivo e continuerò a farlo. C'è una cosa che non mi è piaciuta dell'allenatore, francamente, perché non è che lui viene dal mondo della Formula 1. Quando una squadra retrocede dalla Serie A alla Serie B è sempre estremamente dura ripartire,
perché ti trovi con la zavorra di contratti economici importanti, con giocatori scontenti e soprattutto con giocatori che alla luce del campionato del Pescara dell'anno scorso non credo, avevano sì sicuramente degli estimatori, ma no, non credo che ci fosse la fila fuori la sede del Pescara per prendere. Ecco, lì mi sarebbe piaciuto un atteggiamento dell'allenatore un po' diverso, in questo senso se un po' fossi più flessibile. Stato, no, un po' più flessibile, perché no. Se fossi stato, a meno che tra il presidente Sebastiani e il nostro allenatore non c'era un accordo, così come ha fatto 15 anni fa Novellino con Garrone, quando Garrone ha preso la Sampdoria, che ha messo credo 9-10 miliardi delle vecchie lire a disposizione per dare un incentivo all'esodo e fare le risoluzioni dei contratti. Quindi da quello che dice anche questa sera il Presidente è evidente che la volontà di fare io credo che ci sia, però poi devi anche confrontarsi, ci sono state delle difficoltà ma ci saranno anche a gennaio, non è che a gennaio forse ha maggior ragione. Allora andiamo dalla Presidente Sebastiani. Sì. Abbiamo ripristinato il collegamento telefonico, abbiamo detto insomma almeno tre pezzi in entrata a gennaio? Sì, tre pezzi, ma potranno essere pure 4-5 se qualcuno che ha trovato poco spazio magari si chiede di andare a giocare o di andare via, perché abbiamo 2-3 giocatori che magari possono anche avere altre delle altre richieste, a quel punto deve intervenire in maniera più massiccia. Però io mi auguro che, come ho sempre detto, che quelli che fanno parte della rosa il più possibile rimangano. È chiaro che qualcuno dovrà uscire e qualcuno arriverà per cercare di migliorarci in quei reparti dove, anche per infortunio, come dicevi tu prima, Palazzo, numericamente siamo un po' corti. Ecco, su tutti tra gli scontenti che potrebbero cambiare aria, Ganz e Pigliacelli, immaginiamo. Sì, ma ogni giocatore che non gioca è scontento, se non lo fosse sarebbe un guaio, perché significherebbe avere dei giocatori demotivati, gente che viene qui per firmare il contratto e magari sta bene anche al mare, e invece non è così, perché tutti quanti hanno voglia di giocare, di farsi vedere, è evidente che poi si giochi in 11. Noi siamo tanti, sicuramente siamo un po' troppi, ma siamo troppi perché per via anche delle scorie della passata stagione, come dicevo prima, non è che si possono buttare dalla finestra, e quindi ci vuole un po' di pazienza da parte di tutti. Un po' quello che diceva poc'anzi proprio Alessandro Alberti, che ci sono state evidentemente difficoltà nello scorso mese di luglio nel cercare così di cedere qualche pezzo come richiesto da Zeman. Ecco, volevo chiedere, Presidente, siccome insomma l'argomento era caldo in questi giorni, no? Giorni in cui c'è stata freddezza oggettivamente tra il Presidente Sebastiani e Zeman dopo quello che è accaduto, è vero che Sebastiani ha contattato, la società ha contattato Di Carlo? Sebastiani non ha contattato assolutamente nessuno. Se c'è un allenatore che può dire che è stato contattato da Sebastiani, me lo portate, io magari lo metto subito ad allenare. Così non è stato, quindi nessuno può dire che Sebastiani l'ha contattato, perché io sono andato in conferenza stampa con il mister e non mi sono arrabbiato o avuto quella reazione a caso. Io ho fatto una conferenza stampa insieme con il mister ancora di più per dargli forza. Sì. Giovedì scorso, prima il primo dicembre per essere preciso. Giovedì scorso, prima della sua uscita, se riprendete il quotidiano nostro pescarese, avete modo di leggere la mia intervista proprio sul mister. E quindi, siccome non mi ritengo un pazzo, non dico una cosa e poi ne faccio un'altra. E quello che ho detto al mister è che una persona come lui, che ha 40 anni di esperienza, non si può far prendere in mezzo dalle voci, perché è evidente che nel momento in cui una squadra non va nel verso giusto, tutti quanti si chiedono se si cambia, chi arriva, chi non arriva, perché io non sono da tanti anni come lui nel calcio, però non ho mai visto che un presidente possa esonerare 30 giocatori. L'ho sempre detto in maniera molto diretta, è evidente che se la squadra non va o la squadra non risponde,
chi paga è sempre l'allenatore. Per carità, questo è legittimo. Presidente, a proposito, e poi ci congediamo, la partita di questa sera non è stata un gran bel vedere, non da, diciamo così, non è stata da tramandare ai posteri. Evidentemente... Ma io penso che sia in assoluto sia stata la partita più brutta, ecco, di tutta la stagione. Io ho usato un eufemismo, sì, quindi sì, da salvare solo il risultato alla fine. Sì, ma forse poi alla fine noi ci dobbiamo anche fare delle domande, perché noi abbiamo giocato, mi ripeto perché l'ho già detto qualche giorno fa, no? Noi abbiamo fatto 7 punti in 3 partite giocando un calcio che non è di Zeman, come dice anche lo stesso mister, con Parma, Carpi e Cremonese. È Cremonese, sì. Quindi diciamo, ma sai, non è il calcio bello, non è di Zeman. Poi facciamo il calcio bello, perdiamo, oppure andiamo in vantaggio di 3 gol, prendiamo 3 gol, pareggiamo e Zeman non va bene. Mettiamoci d'accordo pure noi, siccome per me, che faccio il presidente, la cosa più importante alla fine è il risultato, io mi prendo il punto, me lo porto a casa e speriamo che poi giovedì prossimo magari facciamo meglio contro il Venezia. Perfetto, l'importante è che si sia chiarito tutto, anche per una tranquillità insomma dell'ambiente e soprattutto dello spogliatoio, credo che sia un aspetto fondamentale. Grazie, io penso, Presidente, che lo spogliatoio sia tranquillo da sempre e lo ha dimostrato. Sì, questo sì, però continuano a lavorare con grande impegno, grande voglia. I ragazzi sono i primi a voler uscire da questa situazione che è antipatica anche per loro, certo, perché vogliono vivere in tranquillità anche durante la settimana e non avere sempre il peso del risultato sulle spalle. Siccome è una squadra che, come ho detto, ha tutte le carte in regola per poter fare bene, mi auguro che al rientro di tutti possa cominciare a girare come si deve. No, ma infatti io lo dicevo perché è indubbio, Presidente, insomma, converrai con me che certe frizioni, soprattutto tra un presidente e un allenatore, vanno poi a detrimento della serenità. E però siccome meglio che non ci siano, voglio dire, sì, questo. Però siccome, come vi ho sempre detto, io non faccio il politico e quindi non devo prendere i voti, io dico quello che penso, l'ho sempre detto e lo continuerò a dire. È il problema che anche Zeman dice quello che pensa. Appunto, siamo due persone schiette. Allora ci dobbiamo aspettare un altro duello. Ma ci possiamo aspettare i botti di Capodanno, ci possiamo aspettare di tutto. Almeno abbiamo siete vivi pure voi, perché sennò ogni tanto siete un po' spenti. Ah, no? Ecco, capito. Quindi come ha fatto Zeman con la squadra, insomma, la pungolata nell'orgoglio e con l'Umara, insomma, ha dimostrato grande determinazione. Dico, anche per dare una pungolata anche a te ogni tanto. Ho capito, va bene. Grazie, Presidente. Ci diamo gli auguri, buon Natale, visto che poi ci risentiremo per il 28. Va bene, grazie anche grazie, a voi. Grazie alla Presidente anche Sebastiani. Alessandro, che se mi ha preceduto e ha detto quelle cose, evidentemente dimostra di essere un grande operatore di questo mercato. Sì, ma era d'accordo anche Giuseppe Tabone, che finora non ha parlato, mi scuso Giuseppe, con lui. Non avevo capito che c'era anche lui. Ciao, buonasera. Perfetto, grazie Presidente. Ciao Daniele. Grazie al Presidente Sebastiani. Giuseppe, scusa se ti ho lasciato un po' i margini, insomma. Cercando di sintetizzare, insomma, davvero tutto è bene quel che finisce bene, almeno così sembrerebbe, no? Sì, al di là delle buone pratiche, poi ci sono i caratteri delle persone e anche le tensioni del momento, perché magari in una situazione un po' più tranquilla determinate cose anche con un sorriso potevano essere chiarite. In questo momento sicuramente, ecco, non è stato scelto il miglior modo per esternare. Però fa parte anche del, io dico che le persone vanno prese anche per la capacità di vivere emotivamente, no, quello che fanno. Sicuramente sono due personalità forti che hanno una loro identità. Come dire, identità precisa, e quindi tra personalità forti certe volte ci se le dice in tranquillità, altre volte un po' così. Però diciamo alla fine che è prevalso il buon senso. Come dicevo, no, con una battuta vi ha tenuti sì, svegli, sì, sul pezzo. Assolutamente. Benissimo, allora archiviamo queste frizioni che non ci sono più. Insomma, ce l'ha confermato lo stesso Presidente Sebastiani, che ha riparlato con Zeman prima della partita. Stessa cosa ha detto Zeman proprio al 91esimo.
ventunesimo di Ascoli Pescara, da salvare c'è solo il risultato in questa partita, però si sa, insomma, un campionato, nel campionato di Serie B soprattutto, l'importante è muovere sempre la classifica, il risultato è sempre l'essenza di questa disciplina, no Alessandro, anche quando magari si incappa in serate non eccezionali come quella di questa sera. Ti ripeto, vedere Pescara di oggi delle partite ultime e pensare che fosse, che sia una squadra da poter vincere il campionato, direi di no. Però tutto può ancora succedere, soprattutto se evidentemente nel mercato di gennaio questa rosa si può migliorare e soprattutto se questa squadra riesce ad esprimere un qualche cosa di propositivo migliore di quello che si sta vedendo oggi, perché non credo che manchi l'impegno, nonostante Zeman nella conferenza che ha acceso, diciamo, la polemica con Sebastiani abbia puntato il fucile contro i senatori, perché quello è stata un'indicazione chiara. Però se noi immaginiamo una squadra di Zeman, vediamo il Pescara odierno, è evidente che non c'è proprio, sono due realtà che non possono coesistere. Assolutamente. D'accordo. Ecco perché credo che lui, il presidente, rimarchi sempre e sottolinei in maniera molto marcata il fatto che la volontà di fare probabilmente c'è, però poi bisogna anche scontrarsi contro la realtà dei contratti che è in essere, certo. Perché poi tra altre cose, attenzione, la stagione è iniziata anche con l'allenatore che avevamo l'anno scorso ancora sotto contratto e mi sembra che questa non sia una società che si contraddistingua per le spese pazze, perché il presidente, certo, avrà pregi e difetti, però su un dato è sempre stato coerente, non fa pazzie, quindi io credo che lui prenda nel momento in cui può prendere e non credo che per accontentare la piazza vada a caricare e infarcire, certo, il bilancio di ulteriori contratti. Non credo che sia uno scenario possibile, almeno con il presidente che abbiamo adesso. Giuseppe, entriamo nelle pieghe di questa partita, come è stata, abbiamo detto, eccezionale sul piano tecnico, anzi tutt'altro che eccezionale, io uso spesso eufemismi, però insomma siamo d'accordo, da salvare il risultato. Oggi il Pescara ha patito, se vogliamo, l'aggressività ma soprattutto la fisicità degli avversari, secondo te? Sì, di fronte aveva una squadra con dei problemi di formazione, però con una struttura fisica un po' che sicuramente è di quelle che mettono un po' in difficoltà i brevi linee del Pescara. C'è da dire anche che l'Ascoli sta con il cambio di allenatore, io l'ho vista anche nelle altre due partite, è una squadra che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, perché ha veramente tantissimi problemi, soprattutto di organico. Quindi da un lato forse... Soprattutto davanti. Sì, forse da un lato la capacità di tenere botta a queste caratteristiche, no? Dell'avversario, dimostrano che comunque la squadra un minimo di compattezza comunque l'ha trovato. Dall'altra parte però sarebbe stato fin troppo facile prevedere che una squadra, forse anche con la testa un po' più libera, con, certo, uno spirito diverso, con un po' più di calma, sarebbe riuscita ad approfittare delle difficoltà della partita. Infatti ha giocato il Pescara col freno a mano tirato. Così non è stata. Le due squadre sicuramente, al di là delle dichiarazioni, non sono piaciute ai rispettivi allenatori, questo è indubbio, molto disordinate tutte e due nel cercare di fare di non riuscire a fare quello che effettivamente avrebbero potuto e voluto. A vederla così, due squadre con qualche problemino, però sicuramente, ecco, i calciatori non sono, io dico sempre che sono delle spugne, quindi, certo, percepiscono anche determinate situazioni. Oggi, ripeto, con un po' più di tranquillità, il Pescara avrebbe potuto, non so se fare un risultato diverso, ma anche una prestazione diversa. Certe volte magari il passo in più, l'accorciare, sì, il non allungarsi, e lo stare sempre lì, no, in attesa del possibile pericolo, poi ti viene anche a penalizzare una fase offensiva che ha tenuto a galla il Pescara finora,
e devo dire che i tre lì davanti sono rimasti veramente lasciati in balia degli eventi. Dal punto di vista tattico, sicuramente è una squadra troppo lunga, con il centrocampo che in determinati strappi che facevano sia Dae, ma anche lo stesso Nacho Varela, hanno sofferto sicuramente questo gioco tra le linee. Però alla fine, su due errori, uno da una parte e uno dall'altro, Sì, infatti. entrambi clamorosi, Assolutamente. l'uno individuale, l'altro purtroppo collettivo, è venuta fuori questa partita. Non so se sono. Sul gol però probabilmente dell'Ascoli, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Buzzegoli, che secondo me è stato il migliore insieme con Mogoš fino a quando è rimasto in campo, poi è uscito per infortunio. Sul gol del pareggio sicuramente qualcuno ha perso la marcatura però. Ma credo che più che la marcatura c'è stato qualcosa nei tempi di inserimento, di intervento, perché sinceramente farlo saltare da Infatti. fermo significa che o si era mimetizzato tra le maglie del Pescara, oppure evidentemente qualcosa non è andato nel tempo di intervento, perché sono rimasti Ma secondo te veramente. non erano troppo schiacciati? Anzi, faccio la domanda anche a Alessandro, un po' troppo schiacciati proprio nell'area piccola sugli sviluppi di questo calcio di punizione? C'è questa tendenza ad abbassarsi troppo, a fare questa densità che può anche creare problemi al portiere, in quel caso, problemi di visuale. No? Forse Poi dopo è la analizzeremo. risultante forse di quello che tu lui ti ha evidenziato a livello psicologico. Quando non sei al massimo della tranquillità Certo. in difesa, anziché attaccare, indietreggi. Indietreggio. D'accordo? Allora, evidentemente, molto spesso certe situazioni che si vengono a creare sono frutto di Di una tutto. condizione Di una psicologica. condizione psicologica Certo. dove la ragione ti induce ad assumere un atteggiamento e probabilmente lo stato emotivo ti invita a indietreggiare, così si è preso il gol. Però questa è una situazione che nasce proprio da una compattezza di squadra. Certo, assolutamente. Allora ci dobbiamo fermare, poi naturalmente risponderà anche Giuseppe, ci sono le immagini da commentare, fascia pubblicitaria e poi anche le dichiarazioni di Cosmi che hanno lasciato un po' tutti sconcertati, perché ha parlato della finale di Trapani, è stato piuttosto vago, mi dicono, io non l'ho ascoltato ancora, però il microfono del nostro Enrico Giancarli, tu le sentite prima in diretta, Sì. poi le riproporremo, andiamo in pubblicità. Allora, vediamo gli highlights. Siamo tornati in diretta, mezzanotte e 5 minuti, terzo tempo live. Stiamo parlando del pareggio Ascoli Pescara 1-1. Queste le immagini. Però aspetta, Danilo, facciamo una cosa: vediamo intanto le schermate. Le schermate, come sempre, procediamo con ordine. Il 3-5-1-1 dell'Ascoli. Partiamo naturalmente dall'Ascoli, squadra di casa che ha ospitato questa sera il Pescara, l'arbitro Niccolò Baroni di Firenze. L'Ascoli col 3-5-1-1. Praticamente sostanzialmente Cosmi ha confermato l'11, uscito indenne sabato scorso dal Partenio Lombardi di Avellino. L'unica novità, Bianchi dal primo minuto in luogo di Carpani, Bianchi che realizzerà il gol del pareggio. Ragni tre pali, confermato dopo l'ottima prova, dobbiamo dire, di Avellino. Oggi purtroppo è stato protagonista di un infortunio in occasione del gol di Crescenzi. De Santis, Scuola Milan, Padella, Gigliotti, che dir si voglia, trio di centrali di difesa, Mogoš, Cinali esterni, Buzzegoli regista, Addae e Bianchi mezzali, Varela nella terra di nessuno, alle spalle di Perez, trascorsi nel Giulianova da gennaio a giugno 2011 in seconda divisione. Vediamo il Pescara, Pescara con diverse novità, gioco forza perché fuori erano Zampano, Fornasier e Perrotta, fermato per un turno dal giudice sportivo. Dunque tornano Mazzotta a sinistra, Crescenzi va a presidiare la fascia destra del reparto arretrato, Coda come centrale, ma soprattutto il ritorno di Bovo, assente dal 3 novembre, ultima partita in casa col Palermo. Dunque, dopo un mese e mezzo vissuto ai margini per infortunio, il rientro dell'esperto difensore centrale. A centrocampo Koulibaly confermato, Valzania che aveva scontato il turno di squalifica riparte dalla panchina. Tutto confermato rispetto al match col Novara. Dunque Carraro, Koulibaly, Brugman a metà campo, Mancuso, Pettinari e Benali a comporre il tridente d'attacco.
attacco. Possono partire le immagini più importanti di questa partita. Poco nulla da segnalare nel primo tempo, eccezione fatta per il gol di Crescenzi con l'evidente complicità della portiere Riccardo Ragni, ex della partita, tra l'altro originario di Tortoreto, ha giocato nella stagione 2011-2012, una partita da titolare in quel Pescara stellare di Zeman, partita col Torino nel mese di maggio, finita 2-0 allora in favore dei biancazzurri con gol di Insigne e Immobile. Eccolo qui Zeman, l'ex Cosmi, allenatore dell'Ascoli. Vediamo le azioni, vediamo per la prima volta in realtà, c'è questa scivolata di Carraro che propizia la conclusione di Bianchi, la respinta dell'estremo difensore del Pescara, Vincenzo Fiorillo. Non c'è l'azione del Mani di De Santis, sul quale Mani, su questo fallo di Mani appunto aveva protestato vivacemente il Pescara perché c'erano gli estremi del calcio di rigore. Va alla conclusione Varela, anche se c'era la posizione offside qui di Perez, quindi nulla di fatto per la squadra di Cosmi. Il gol del Pescara, 38esimo minuto, si accentra Crescenzi, il suo sinistro, e c'è la complicità evidente del portiere Ragni che tenta un'improbabile respinta con il piede. 38esimo, Pescara 1, Ascoli 0, naturalmente al Del Duca. Primo gol in biancazzurro per Crescenzi, il secondo in carriera, aveva già segnato nel Novara nella stagione 2012-2013 al tiro Brugman, palla a lato, e poi proprio sul finire della prima frazione c'è questa spinta, sembrerebbe, di Mazzotta su Perez. L'arbitro Baroni di Firenze lascia proseguire, ammonisce per proteste Perez. Rivediamo sulla torre di Padella, sembra netta la spinta di Mazzotta, però insomma l'arbitro ha lasciato proseguire, ma c'era già stato un calcio di rigore negato alla Pescara proprio all'inizio della partita. Il cross di Mazzotta, il Mani del difensore De Santis. Eccolo qui il gol del pareggio, quarto minuto, punizione di Buzzegoli, il colpo di testa di Tommaso Bianchi che aveva già segnato al Pescara, come ho ricordato in apertura, quando militava nel Piacenza. Pescara-Piacenza 2010-2011, finita 2-2. L'allenatore del Pescara era Eusebio Di Francesco. Viene ammonito per la prima volta Padella, quindi il tentativo di Cinaglia con la palla che termina a fondo campo, e poi ci prova Valzani, è entrato in corso d'opera al posto di Koulibaly, deviazione, la palla si impenna e Ragni viene salvato dalla traversa. Il pallone aveva scavalcato l'estremo difensore dell'Ascoli. Poi la formazione di Cosmi che si fa viva con Varela, la palla termina non molto distante dalla porta, difesa da Fiorillo. Addae, lo scambio con Baldini, è entrato in corso d'opera ancora Addae, e c'è la grande parata dell'estremo difensore del Pescara, non ha dato potenza per fortuna Addae a questa conclusione, bravissimo, reattivo Vincenzo Fiorillo. Ancora Ascoli che manovra nella metà campo del Pescara, e c'è questo destro di Baldini, è entrato anch'egli in corso d'opera, classe 96, proprietà, o meglio ex giocatore dell'Inter, acquistato a titolo definitivo dall'Ascoli. Palo pieno colpito da Baldini, e poi ancora la formazione bianconera nel finale sfiora il vantaggio con Addae su questo cross da sinistra, tutti a vuoto, e qui invece c'è il secondo giallo, siamo al 50esimo del secondo tempo. Secondo giallo per Padella, l'Ascoli chiude in 10 uomini il fallo commesso ai danni di Mancuso. Il calcio di punizione di Bovo, molto insidioso, qui sceglie bene il tempo dell'uscita il portiere dell'Ascoli Ragni. Finisce qui la partita 1-1 tra Ascoli e Pescara. Tra poco rivedremo per bene le azioni del match, anzi facciamo così, andiamo a rivedere l'azione dalla quale è scaturito il pareggio dell'Ascoli. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, al quarto minuto della ripresa ha battuto Buzzegoli, anche perché eravamo un po' incuriositi, no? Dalla dinamica del gol subito dal Pescara e il colpo di testa vincente di Tommaso Bianchi che è stato lasciato, sembrerebbe, inspiegabilmente solo, o no? Sembrava, insomma, vedere le immagini a rallenti, perché mi sembra che l'ultimo l'uomo della linea difensiva, anziché avanzare, indietreggi, se no
se non erro, vorrei avere l'ausilio delle immagini. Allora, tra poco veniamo, questa è l'occasione, o meglio il presunto fallo subito da Perez, inviperiti i difensori, i giocatori dell'Ascoli per un contatto che c'è stato comunque tra Mazzotta e Perez dopo la torre di Padella. Andiamo avanti con le immagini perché era all'inizio del secondo tempo, eccolo qui, il calcio di punizione di Buzzegoli, se possiamo magari rallentare, se ce la facciamo Danilo, così possiamo insomma commentare meglio questa azione, la dinamica del gol subito. Alessandro e Giuseppe, tra poco vediamo. C'è questo cross nell'area, lo vorrei rivedere perché mi sembra, ecco qui, calcio di punizione della tre quarti. Buzzegoli, guarda un po'. No, adesso non... E allora, l'ultimo è Carraro, è Carraro, invece quello è il primo. Il primo era, no, ci sono due giocatori, sì, che vanno verso, ecco qui, guarda il un po'. 33 chi è? Il 33 è Koulibaly, Koulibaly è troppo esterno. Ma Koulibaly quando inizia l'azione rincorre, mi sembra lo segue per poi perderlo dentro l'area, guarda. Uh-huh. Allora vediamo un po'. Forse si ferma nel momento in cui... Però lì è più vicino secondo me Bobo, sì, anche Carraro. Sì, però c'era anche il numero 4 che non marcava nessuno, sono messi proprio male. Il numero 4 è De Santis. Ed è totalmente da solo, sì, vedi? Eppure sono tutti schiacciati, sono giocatori da pescare contro tre. Ma perché sono tutti a guardare il pallone, nessuno allora, che guarda sul secondo torniamo palo. Un attimo indietro, vediamo un po' quanti giocatori del Pescara ci sono nell'area piccola. Giuseppe, anche a te il commento, perché sono tanti i giocatori del Pescara e sono meno quelli dell'Ascoli. Sì, è il solito discorso che sinceramente è un po' per moda, un po' perché sicuramente un'evoluzione del nostro calcio. Si finisce per marcare un po' tutti con questa zona, con i castelli, fanno di tutto oramai, invece che prendere più, allora, più uomini. Fermiamo l'immagine qui, possiamo ingrandire, possiamo fare una zoomata? Chiediamo un miracolo alla regia, perché proprio mi era sembrato, ecco, allora ci sono 3, 4, 5, 6, 7 giocatori del Pescara contro 4 dell'Ascoli. Ma sono messi male. Detto... Perciò, come diceva, sì, no, il discorso, scusami Alessà, il discorso che dicevo io è che questo modo di interpretare in maniera passiva sui calci da fermo in area ti portano ad ammassare tanti uomini per presidiare sostanzialmente gli spazi, no? Sì. Perché lì o guardi l'uomo o guardi gli spazi. L'ideale, certo, è chiaramente fare entrambe le cose. In questo caso dov'è il momento in cui le cose rischiano di non quadrarti più? Nel momento in cui c'hai l'imponderabile, cioè il giocatore, sì, come in questo caso, che ti viene dall'esterno della tua, no, del tuo sistema, e lì a quel punto devi essere comunque bravo ad accorgerti che arriva, a dividerti, perché in questo caso erano in due, il 4 e Bianchi, esatto, che entravano, sì, devono essere quelli che stanno dentro e che si sono piazzati perché è un calcio da fermo e quindi avevano dei riferimenti, a modificare il riferimento, cioè questi sistemi, quindi disaffezione di reparto, sì, questi sistemi non funzionano sia quando ti arriva il giocatore, no, che tu non te lo aspetti e quindi ti viene dall'esterno del sistema che ti sei creato, sì, e sia quando c'è la seconda palla, cioè quando esce fuori e ti ritorna, certo, subito dentro, e in quel caso lì è chiaro che qualcosa non ha funzionato, probabilmente, non so, Alessandro, una chiamata, no, lui ha fatto un'analisi giusta, e il problema sostanziale di oggi è che si cercano molto spesso questi difensori bravi, sì, a far ripartire l'azione, invece la carenza è trovare difensori che siano bravi a fare la fase difensiva, esatto, ed questo è un concetto che io sostengo sempre con grande veemenza. Si sta cercando di far cambiare i ruoli e i difensori devono essere bravi a marcare. Questa è una chiara azione dove la fase difensiva viene fatta da cani, a, sì, parte che il Pescara c'ha un problema storico che è il reparto difensivo, però è evidente che non si può lasciare un giocatore come Bianchi, che è alto 1,87 m, mi sembra, da solo in area a saltare, perché vediamo lì a quel punto
se tu prepari anche i calci da fermo, certo. I calci da fermo, allora dico, il Pescara... Comunque una disattenzione di reparto, sintetizziamo così. Allora, se ci sono i difensori che marcano gli attaccanti dell'Ascoli e ci sono i centrocampisti che vanno a saltare, Bianchi il più alto lo deve marcare Koulibaly, a casa mia, poi non so di un'altra... Comunque siccome sappiamo contare tutti, erano 7 bianchiazzurri... Sì, ma è così... Contro 4 dell'Ascoli, questo sistema, quindi c'è un errore evidente. 4, tu esatto. C'hai tutti gli 11 erano organizzati male, assolutamente. Se un calcio da fermo si marca a uomo non è lo scandalo. Assolutamente. Non... Allora andiamo a leggere qualche post. Facciamo la parte dei vecchio stampo. Buonasera, una riflessione sul gol preso. Io non ho capito perché va a intermittenza il monitor, perché veramente ho difficoltà a leggere. Buonasera, una riflessione sul gol preso, ma il portiere con un cross a 2 metri dalla porta, perché non esce? No. Una traiettoria facilissima da leggere, non è la prima volta, un appunto, niente da dire sulla qualità del portiere che ammiro sia come persona che come calciatore. Un saluto, complimenti per la trasmissione, grazie Gabriele. Allora ecco, sul discorso del portiere, secondo voi? Mi prendo tutta la responsabilità di una risposta... E credo sia, non posso convenire con questa annotazione, che sicuramente è pertinente, però la squadra, il Pescara difendeva troppo basso, erano troppo al limite dell'area piccola e non gli hanno consentito di uscire. Adesso lo rivediamo, così non sentiamo. Non gli hanno consentito comunque di uscire. Comunque sei immune da responsabilità, ma Fiori. In quella situazione lì non si può avventurare, perché basta un qualcosa che non quadra, anche non dipendente dalla sua lettura, ma un ostacolo. Cioè, in quel caso lì, per fare entrare, per far uscire il portiere, poi anche gli una palla, gli devi fare spazio. Poi una palla anche tagliata, tagliata molto bene da Buzzegole, che insomma ha nei fondamentali la sua qualità non migliore. Non so gli altri, ma forse è l'unico a cui non possiamo dire niente. Assolutamente. Per me, poi... Alessandro? Concordo con te. Convieni, insomma, concordi anche tu, e senza che lo rivediamo, andiamo avanti con i messaggi. E poi rivedremo il gol invece subito da Riccardo Ragni. Luca Di Giacomo, bravo presidente, belle parole, bravo mister che oggi, per non fare vergognare certi giocatori, ha dato colpa all'erba diversa, li continua a proteggere, che signor allenatore, Zeman sino alla fine. Poi ancora andiamo avanti, Roberto Vadini: qualsiasi altra squadra questa sera ad Ascoli avrebbe vinto a mani basse, Mancuso e Benalì non ci hanno messo una nota, attacco inesistente e impalpabile. Non diamo la colpa all'assenza di giocatori, l'Ascoli è apparso scarso, ma noi ancora peggio questa sera. Mi pare che da questo pulpito non abbiamo proprio parlato di assenze che hanno condizionato poi l'esito di questo match. Mi pare di no. Solo ad onor di cronaca abbiamo detto che erano assenti 3 giocatori comunque importanti del reparto arretrato. Chiedete a Sebastiani la tranquillità. Chiedete a Sebastiani se ha contattato Di Carlo, lo abbiamo già fatto. Ha negato il presidente. Buonasera Massimo, Davide Fornaro. Volevo rivedere se è possibile l'azione del rigore netto non assegnato al Pescara. Grazie, buon Natale. Purtroppo non c'è negli highlights che vi abbiamo mostrato, c'era invece il presunto rigore che non è stato dato all'Ascoli sul finire della prima frazione. In realtà manca un rigore al Pescara, sì. Perché all'inizio della partita, dopo qualche minuto, precisamente dopo 1 minuto e mezzo, intervento fortemente sospetto di De Santis su cross di Mazzotta, in realtà braccio largo, sì. Lì è rigore tutta la vita. Sì, secondo le regole e gli orientamenti, lì fa volume, amplia il... Non era proprio il facilissimo forse tenerlo, perché era in movimento, stava entrando, quindi un po' di dinamica c'è, però il braccio era troppo largo, dai. Fa volume, come dici tu, la le norme sono molto chiare. Troppo, assolutamente. Troppo largare, tra l'altro l'inizio della partita sembrava incoraggiante, perché i primi 5-6 minuti, stiamo parlando del nulla, perché insomma soltanto qualche minuto dal fischio di inizio di Baroni di Firenze, il Pescara aveva approcciato bene. Sei d'accordo? Aveva approcciato bene, non è che c'erano state... Sì, aveva approcciato bene. E mi sembra che il primo tempo... No, sembrava il piglio giusto per vincere anche la partita. Sì, questo sembrava il piglio giusto, però poco dopo mi sembra che la gara si sia incanalata. Infatti ho parlato di 5-6 sì, minuti. Quindi. Si sia incanalata sul... Non dico volemose bene, certo. Ma comunque quello che dominava era probabilmente anche il fatto di aver paura di prendere, di subire. Infatti. Poi... Siamo andati fortunatamente in vantaggio, e poi c'è stato
Beh, il secondo tempo male, eh? Il secondo tempo, forse la parte finale della partita, gli ultimi 15-20 minuti, sono, però Pescara ha rischiato tanto. Stata anche la traversa, sì, di... però è stato, come dire, no? È stato un lampo, sì, un secondo tempo non giocato, anche tecnicamente è giocato male, diciamola tutta. Mi sembra che l'allenatore alla conferenza lo abbia detto. Assolutamente. Andiamo prima al telefono, scusa Giuseppe, pronto Rete 8 Sport? Pronto, buonasera. Sì, buonasera, parliamo con? Antonio. Buonasera Antonio. Senta, io volevo fare... Possiamo alzare, scusate, il volume in studio, altrimenti non riusciamo a capire bene. Ecco, prego. Dicevo, comunque io credo che la punizione dove è scaturito il gol per me era inesistente. Se vedete bene, Koulibaly prende nettamente, contrasta regolarmente il calciatore dell'Ascoli e prende con la punta della scarpa il pallone e poi fischia l'arbitro che stava lì. Stranamente, se guardate bene l'azione, per me la punizione non è esistente. Sì, purtroppo però la punizione non c'è, cioè nel senso c'è la punizione ma non il fallo negli highlights che abbiamo a disposizione. No, io parlo della punizione del gol, non la punizione del gol. Non so se. No, purtroppo non c'è proprio la dinamica, cioè il fallo che ha portato l'arbitro a fischiare la punizione. Non c'è. Se vedete bene, comunque, non so se purtroppo non si riesce a vedere, però comunque per me la punizione non esiste. È inesistente. Perfetto. Poi per quanto riguarda la prestazione in generale di questo inizio campionato, diciamo questo metà del campionato, io penso che ci sono le scorie dell'anno scorso della Serie A, quando il Pescara perdeva quasi tutte le partite e quindi tendenzialmente cercava di difendere per non perdere o per non subire le goleate. Questo per me è la sintesi psicologica della squadra che ha in questo momento. Benissimo. Okay. Grazie, molto gentile, grazie per questo intervento. Allora ci dobbiamo fermare. Giuseppe, stavi dicendo una cosa. Se non fosse una squadra di Zeman per l'avvio, no? Mi era venuta l'idea che avesse potuto il Pescara impostare con molta densità nella parte centrale del campo, con delle chiusure proprio a protezione della porta, lasciando all'Ascoli le corsie esterne, dove in effetti, al di là della tanta volontà e fisicità dei due esterni, l'Ascoli faceva fatica a venir fuori con buone trame. E dall'altra parte forse Cosmi ha cercato con la posizione di Varela di rompere un po' gli schemi, tant'è che quando il Pescara si è allargato Varela ha dato grossi problemi, tra l'altro ha fatto ammonire tutti e due i centrali. Quindi è chiaro che sono le due squadre hanno cercato, no, proprio di affrontarsi, di quel minimo che potevano, ecco, creare problemi lo hanno fatto, però sicuramente ti dicevo con la battuta la serenità è un po' come l'amalgama, no? Non è che si può comprare nessun mercato, quindi in questo caso magari questo è un punto che potrebbe valere doppio o triplo nel caso in cui riesci a dare continuità nei prossimi risultati. Magari con una vittoria tra una settimana contro il Venezia, che in trasferta ha perso soltanto in una circostanza. Allora ci dobbiamo fermare per pochi istanti, e comunque un risultato alla fine positivo perché il Pescara riesce sbloccarsi in trasferta dove aveva perso nelle ultime 4 gare, quindi 4 sconfitte consecutive. Oggi un pari ad Ascoli, un pari che non ha soddisfatto assolutamente sul piano del gioco, ma alla fine quello che conta è il risultato. Ci fermiamo per pochi istanti, seconda fascia, mezzanotte e 25, restate con noi. Eccoci qui, allora torniamo in diretta da studio, mezzanotte e 31, vogliamo ascoltare Cosmi al microfono del nostro inviato Enrico Giancarli, che cosa ha detto circa la finale persa nel giugno 2016 quando era alla guida del Trapani, il Pescara di Oddo, che conquistò la Serie A in quella trasferta, il pareggio di Verre da posizione impossibile dopo il momentaneo vantaggio firmato da Citro, ma nella gara di andata era finita già 2-0 per i biancazzurri. Ascoltiamo Cosmi. Fa gol, crea tantissimo. Oggi il tiro di Crescenzi, la deviazione sulla traversa, poi ditemi voi
quello che hanno fatto, quindi questo credo che depone anche comunque merito di una squadra che ha saputo contenere una squadra che sulla carta è più forte di noi. Ha salutato il presidente Sebastiani? Certo, ma io con Sebastiani sono lasciato benissimo, cioè sia quando ero a Pescara che ogni volta che l'ho rincontrato ci salutiamo e con molta tranquillità, ma io tutto l'ambiente pescaresco ho salutato con estrema, i tifosi compresi, ci siamo lasciati benissimo, poi uno va da una parte, va dall'altra, ma non è sicuramente la piazza dove conservo un ricordo negativo, su quello l'ho detto prima, l'ho detto quando mi è capitato di perdere le partite, se vi ricordate a fine partita a Trapani sono andato sotto la curva del Pescara a salutarli e credo che in quel momento non è che era facilissimo andarci. Anzi. Era molto difficile, grazie a Serse Cosmi. Crescenzi, aerea vi giocate. Allora, dobbiamo tornare indietro evidentemente col Nastro perché non mi pare che ci siano state dichiarazioni polemiche in questa parte dell'intervista. Allora, dico alla regia, un piccolo favore, cerchiamo di trovare quella parte per riproporla perché insomma è stato piuttosto, non so se sibillino, come lo possiamo definire? Enrico Giancarlo sì. ha fatto riferimento alla finale. Alla finale ha fatto dirinco di essere un ex che riaffrontava il Pescara e Cosmi ha tenuto a precisare che evidentemente a suo parere la squadra che doveva salire in Serie A non era il Pescara ma era il Trapani perché sosteneva che il Trapani avesse giocato bene sia all'andata che al ritorno. Però voglio dire, sono cose che lasciano il tempo che trovano, non mi è sembrato che ci fosse tanta cattiveria. Io ricordo la partita dell'andata che effettivamente lui se la dovrebbe prendere più con Scozzarella. Perché mi ricordo, se non ricordo male, il primo tempo il Pescara ha giocato lo spareggio dell'andata sempre con Traversoni e in mezzo all'area li prendeva regolarmente Perticone e Scognamiglio di testa che giocavano da fermi, poi Scozzarella fece un fallo stupido e si fece espellere, ma forse Pagliarulo difensore centrale, Pagliarulo anche Perticone, anche Perticone. E poi ovviamente la partita è cambiata e Pescara ha ipotecato. Io poi ho fatto dell'ironia prima che andassimo in onda, mi sembra di ricordare che la partita del ritorno, proprio in occasione del gol del Pescara, ci fosse stata una palla che è carambolata sull'arbitro. Non vorrei che lui avesse usato quell'azione per fare... Però è stato un tocco mi sembra da come l'ho interpretato io le affermazioni è che lui abbia sostenuto fermamente, però lui era l'allenatore del Trapani, non possiamo nemmeno crocifiggerlo. Ma rimane comunque ancora nella nostra testa, nei nostri occhi, quella bellissima scena di fine partita quando Cosmi in lacrime viene abbracciato da Massimo Oddo. E quelle sono immagini che fanno bene allo sport. Certamente no? Sì. Perché non si vedono, no? Ma è stata una bella di immagine. Frequente. Ma mi sembra che lui sia stato spontaneo e sincero nel dire che a Pescara si è trovato bene. No, assolutamente. Lui infatti non ha fatto assolutamente polemica con l'ambiente, si è trovato benissimo, soprattutto con i tifosi, ha detto, e poi ha avuto un rapporto corretto col presidente Sebastiani. L'ho detto anche ieri alla vigilia di questa partita nella consueta conferenza pre-gara. Non so se siamo riusciti a trovare il punto giusto in cui Cosmi dichiara quello che ha sintetizzato Alessandro Alberti, però insomma la curiosità è tanta, ascoltiamo. No, ma perché non devono, io li capisco, nel senso che so quanto si soffre, quanto si vive male una situazione come quella che è successo fino ad oggi, però loro stanno giocando la loro partita alla grande, credo che abbiano sbagliato poco quest'anno. Nel senso che almeno in queste partite che ho visto io il sostegno è stato sempre alla grande, oggi fino all'ultimo secondo, quindi ho chiesto loro di seguitare a giocare le loro partite come stanno facendo e sono sicuro che ci aiuteranno fino alla fine, poi dopo toccherà a noi, però sono andato di sotto perché vedo i miei giocatori troppo preoccupati di andare a salutare i tifosi, no? Invece non dovevano essere orgogliosi perché quando tu dai tutto, i primi a capirlo sono i tifosi, non è che sono così diciamo stupidi da non capire quello che in questo momento noi stiamo passando, quindi è la nostra forza, loro è veramente una forza incredibile qui in casa, vedrete, ma anche fuori ci faranno vincere qualche partita. L'ultima da parte mia, Cosmi, un suo giudizio sincero sul Pescara di Zeman, e ora sono passati tanti anni, con Pescara è tutto ok? Un Pescara tutto questo, non nel fatto che
C'è stata una finale dove potevamo andare in Serie A col Trapani, non ci siamo andati. E dove i migliori in campo. Braccio di Oddo finale. Sì, sono stati. Vabbè, non mi fate parlare, sennò prendo 5 anni di squalifica. Quindi. Però avete capito i migliori in campo all'andata e al ritorno chi sono stati. Pescara di Zeman? E Pescara di Zeman. Io ho sempre detto, quando incontri le squadre di Zeman, allora non sai chi giocherà. Però sai come giocherà e quindi ti crea certe difficoltà. Beh, io capisco l'adrenalina di fine partita, però evidentemente, cioè, Sibillino, ma neanche tanto, forse ce l'aveva con le due terne arbitrali, non lo so. Sì, o con l'eterno, comunque lui ha detto, avete visto che erano i migliori in campo. Mi pare davvero esagerato. Però se parla di squalifica, forse era riferito all'arbitro, forse alla terna arbitrale. Non era molto lucido nel ricordare. Vabbè, sono cose che succedono. Dai. Sì, no, per carità. Anche perché ci è simpatico Cosmi, ci è simpatico e questo lo dico con grande sincerità. Allora, giovedì prossimo Pescara-Venezia a chiudere il girone di andata, 21esima giornata, il quadro completo, ore 20:30, Avellino-Ternana, si giocherà però l'anticipo a Parma il giorno prima, mercoledì 27 alle 20:30 di fronte Parma-Spezia, Avellino-Ternana, Brescia-Ascoli, Carpi-Bari, Cremonese-Cesena, Foggia-Frosinone, Palermo-Salernitana, Perugia-Empoli, Pescara-Venezia, Pro Vercelli-Cittadella, Virtus-Entella-Novara, queste partite che ho elencato giovedì prossimo alle 20:30. Il Venezia è una squadra che subisce pochissimi gol, mi pare 17, e quindi credo che sia la migliore difesa del campionato. Oggi il Palermo ha subito un gol a Cesena, quindi come il Palermo 17 gol soltanto subiti, segna pochissimo, 21-22 gol finora realizzati dalla squadra di Pippo Inzaghi, una squadra che soprattutto in trasferta fa molto bene, finora 3 vittorie, se non vado errato una sola sconfitta. Io devo dire che Pippo Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. Sì. Tra le altre cose è stato anche molto bravo a ripartire dalla Serie C. Credo che il Venezia sia una squadra che arriverà a battagliare, a lottare fino alla fine del campionato. Credo che Pescara troverà un avversario veramente molto difficile da affrontare. Giuseppe, tu che conosci qualche giovane sicuramente del Venezia? Ma pochini per quelli che, sì, infatti, effettivamente che, non butta, è che, ce ne che sono. Butta dentro, ma probabilmente è troppo importante mantenere questa categoria per una società che aveva, si era ricostruita ed era ripartita dalla Lega Pro. Comunque della Lega Pro a giusto a Udero, il portiere, sì, che viene dalla Juve, poi sì, per il resto hai ragione. Troppo importante, ecco, la categoria. Quindi sicuramente hanno puntato un po' sulla continuità, un po' su quello che era il progetto dell'anno scorso, non disperdendo anche un'identità di gioco, una compattezza che sicuramente la squadra ha. Ma credo che questa sia una di quelle squadre che ha possibilità di fare il salto di qualità nell'imminente mercato, perché è una squadra che ha possibilità di investimento, che sicuramente potrebbe rinforzarsi in un paio di ruoli per poter fare il salto di qualità. Del resto è lì, immagino, come quello immediatamente sopra, immediatamente certo, sotto, cercherà di giocarsela. Per il Pescara un bel test, sai, queste partite a cavallo delle festività sono sempre un po' particolari, però auguriamoci che, ecco, col Natale si ritrovi un po' di tranquillità, di serenità e che venga fuori una bella partita, perché quando ci sono le squadre che giocano al calcio senza, sì, ecco, troppi isterismi eccetera, anche il Pescara fa la sua bella figura. Oggi Ascoli non è stato così per un contesto un po' di problematiche che c'erano da l'una e dall'altra parte. Io credo che con la prossima partita ci saranno i nervi un po' più distesi, almeno me lo auguro. Ci sarà uno scontro in famiglia fra i fratelli Zampano. Eh sì, Zampano, laterale destro della squadra di Pippo Inzaghi, Giuseppe Zampano di fronte a Francesco, se recupererà, ma credo che insomma non ci siano grandi dubbi, aveva riportato una gemelli, contusione. Giusto? Sono gemelli. Aveva riportato una contusione
contusione alla caviglia, caviglia già malandata da un po' di tempo, però insomma niente di che, niente di grave per Zampano, che dovrebbe tornare a disposizione giovedì prossimo, a disposizione di Zeman. Abbiamo detto, fuori casa il Venezia fa molto bene, 3 vittorie, 6 pareggi ed una sola sconfitta, non perde in trasferta dallo scorso 24 ottobre, dunque da 2 mesi. Da 2 mesi esatti praticamente, la sconfitta di Cittadella per 2-1. Di solito adotta un 3-5-2, Pippo Inzaghi, che ha mantenuto il sistema di gioco dello scorso anno in Lega Pro, Audero tre pali, Bruscagin, Andelkovic e Cernuto, erano questi i 3 centrali della partita di ieri giocata contro la Cremonese, Zampano e Garofalo esterni, sono tutti più o meno esperti, Pinato, ex Lanciano, Bentivoglio e Falzerano, che non ci sarà perché è stato espulso e dunque sarà fermato per un turno dal giudice sportivo nel cuore del reparto nevralgico, e poi Zigoni e Moreo che ha giocato nel Teramo 2 anni fa, Stefano Moreo, che ieri ha pareggiato bellissimo i conti, gol. Bellissimo gol, assolutamente, un ottimo attaccante che aveva già dimostrato le sue qualità a Teramo in una stagione, a dire il vero, non facile, quella di 2 anni fa. Ci dobbiamo fermare per l'ultima volta, poi ci saluteremo. Linea a Danilo Cinquino. Eccoci qui, mezzanotte e 48, siamo in addirittura d'arrivo, qualche post sulla pagina Facebook Rete 8 Sport. Ricordiamo che domani il Teramo ospiterà il Mestre nell'ultimo impegno del 2017, partita che sarà trasmessa in diretta su Sport Italia, inizio ore 20:45, comincia il girone di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Antonio Scoccimarra 19 minuti fa ha scritto: la squadra non segue i dettami del Boemo, la cosa è palese. Ci rendiamo conto della mediocrità della partita di stasera, se fossimo riusciti a costruire un paio di azioni avremmo vinto a mani basse contro forse la squadra più scarsa del campionato, che la nostra passività ha fatto ben figurare. L'avventura del mister finirà purtroppo con la sconfitta giovedì prossimo, meglio cambiare altrimenti si rischia grosso. Poi Gabriele Ninella l'abbiamo, già l'abbiamo letto, sì l'abbiamo letto. Poi vediamo un po' se ce ne sono altri, questi li abbiamo letti tutti. Francesco Marco chiede a Sebastiano, Davide Fornaro, che partita pena. Luca Ian, che tristezza di gioco, se si pareggia sbadigliando pure con i secolarizzati, l'è tutto dire. è sempre molto originale. Gabi Malandra, sulla partita che dire, il solito brutto Pescara in attesa di novità, non mi resta che fare i miei auguri, buone feste a chi legge e a tutta la redazione di Rete 8 Sport. Ci hanno presi a pallonate Fabio La Selva, mi sembra esagerato, a pallonate sicuramente negli ultimi 15 minuti il Pescara ha rischiato grosso. Tutti gli auguri, noi ricambiamo con affetto anche Gianluca Papalinetti, grazie, possiamo staccare con la pagina Facebook di Rete 8 Sport. Abbiamo già ricordato, domani Teramo Mestre, ore 20:45, comincia il girone di ritorno, sarà l'ultima partita del 2017 per il Teramo, che la settimana successiva riposerà. Naturalmente il Teramo deve vincere questo incontro, viene dalla sconfitta di Reggio Emilia, dove però è stata una buona impressione, soprattutto nel primo tempo, Reggiana che si è imposta per 2-1, Asta si affiderà ancora all'attacco leggero, definiamolo così, Bacio, Terracino, Tulli, a centrocampo De Grazia sarà il regista con Graziano e Ilari mezze ali, questa è un po' la disposizione del centrocampo del 3-5-2 di partenza. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, il Mestre allenato dall'ex calciatore del Pescara Mauro Zironelli, parliamo con... Buonasera Massimo, sono Nicola. Carissimo Nicola, a chiudere questo speciale. Benissimo, volevo diciamo chiederti 2 cose. Sì. La prima, non so se vuole rispondere Giuseppe, la seconda Alessandro che conosco. Ciao Alessandro. Ciao Nicola. A volte mi sento come sportivo è preso per i fondelli, ma la storia di queste dimissioni, signor Tambone, ma com'è possibile che un allenatore presenti le dimissioni e nessuno sa niente, e Pavone, anche se lo sa, non dice nulla al presidente? Su, diciamo le cose serie, per favore, insomma. E poi volevo chiedere ad Alberti e Alessandro questa fase involutiva del gioco, cioè questa squadra che non decolla, porta dall'impressione, come col Novara, di essere padrone del campo, e poi ad Ascoli una squadra, la squadra peggiore, forse se non la peggiore, fra quelle peggiori della Serie B, e subire in questo modo. Mi sembra che ci sia qualche cosa che non...
quasi indecifrabile, quasi enigmatico, ma non se ne viene a capo. Ogni volta è come una si attorciglia sia la parte dialettica da parte della società che dall'allenatore. Grazie per lo spazio, vi saluto caramente e buonasera a tutti. Grazie, grazie anche a te. Allora, risposte. Beh, parlo io. Sì, ma, sì, ha usato, innanzitutto lo ringrazio perché ci segue a luna di notte. Ci dà fiducia, ci dà fiducia. E a Nicola ha usato un termine che io frequentemente uso: il Pescara di quest'anno è enigmatico, sì, per tutta una serie di motivazioni. Una, enigmatico per una caratteristica fondamentale, che questa è una squadra, al di là della partita di oggi, una squadra che negli stessi 90 minuti ti dà a tratti la sensazione di domare e dominare l'avversario e qualche minuto dopo va in cortocircuito, si blocca. La partita di Cesena in questo senso è eclatante. Emblematica. È emblematica. Ed è una squadra che oscilla proprio come sì, titoli di borsa impazziti. Cioè c'ha dei momenti di... ha avuto degli sprazzi di grande calcio come dei momenti... come è successo nel secondo tempo di Cesena, come dicevi tu. Sotto il profilo dell'espressione del calcio di Zeman, io credo che dalle affermazioni dell'allenatore sia palese che evidentemente non tutti gli elementi della rosa sono disposti a buttarsi sul fuoco, certo, per lui. Questo lui l'ha detto e mi sembra che il dito l'abbia puntato principalmente sui giocatori più anziani. Certo. D'altro canto c'è anche da dire che probabilmente le caratteristiche dei giocatori che lui si trova ad allenare non sposino, non sono congeniali al suo verbo, no? È da lì che poi è nata la querelle, certo, tra lui e il presidente, dove da una parte il presidente secondo me in maniera corretta esprime il disappunto sul fatto che non si può pretendere di fare un ripulisti generale a meno che non si diano delle buone uscite ai giocatori. Dall'altra, io ti ripeto, quindi la sintesi, l'organico figlio di un compromesso, l'abbiamo detto un miliardo di volte nelle ultime settimane, anzi negli ultimi mesi, tra i giocatori a disposizione e l'idea di calcio del Boemo. Questa è un po' sì, la sintesi. Si sta andando avanti così, esatto, nella speranza che nel mercato di gennaio, ma io ho delle perplessità. Certo, credo che sia ancora più difficile. E sia ancora molto Giuseppe? Più difficile. Però nel mezzo di queste due situazioni non posso pensare che non ci sia un po' di disponibilità di questi giocatori che si trovano all'interno di un progetto, certo, che l'allenatore si sapeva e si sa struttura in una certa maniera. E quindi non posso pensare che ci sia, non si riesca a dargli quella disponibilità, quell'attenzione, no, a fare determinate cose anche contrariamente alla propria indole, al proprio passato. Diciamo che c'è la difficoltà a mettere in pratica i dettami del Boemo, questa un po', ma per caratteristiche dell'organico. Attenzione, ma io credo che stiamo parlando di ragazzi giovani, quindi è una tabula rasa, perché che nozioni possono avere che li hanno, no, già formati in maniera indelebile. E poi stiamo parlando di giocatori esperti, perché se vediamo, è vero che ci sono quei due, tre ragazzi giovani, però tutti gli altri sono giocatori esperti, cioè il Pescara non può dirsi una squadra di giovani, è una squadra di esperti dove dentro Zeman ogni tanto utilizza, no, purtroppo in certe fasi, nei ruoli fondamentali che possono darti, soprattutto quelli di centrocampo, l'equilibrio, l'attenzione, no, un po' di mestiere in determinati ruoli serve. Però è una squadra esperta, certo, di pensare che questi giocatori che hanno esperienza, che hanno curriculum eccetera, non riescono a provare una cosa diversa, sono a dare una certa disponibilità. Io sinceramente me lo dovete mettere proprio dentro al cervello, perché non posso pensarlo. Una settimana fa, la vigilia di Pescara Novara, la conferenza stampa che ha fatto discutere di Zeman ha dichiarato testualmente: questa squadra, cioè lui ha detto che non è che questa squadra è inadeguata, lui ha detto questa squadra non ha fame e non ha voglia di migliorarsi. Questo è un altro problema che credo che il mister voglio pensare che sia un suo modo per stimolare. E infatti i risultati sono stati evidenti, perché il giorno dopo la squadra ha dato tutto. A quel punto, se hai una squadra piatta, qualcosa devi fare per pungolarne, o l'orgoglio oppure l'attenzione. Però in questo momento credo che comunque, soprattutto i reduci dalla stagione dell'anno scorso,
devono capire che questa è la stagione dove possono riguadagnare i punti persi. Assolutamente. Perché se qualcuno l'anno scorso faceva la Serie A e voleva tornare in Serie A oppure fare altri tipi di percorso e si trova invece a essere tra virgolette prigioniero perché non si trova l'uscita, la slot di uscita nel mercato eccetera, sarà pure perché probabilmente dall'esterno, chi li guarda dall'esterno non li valuta all'altezza delle loro ambizioni, quindi hanno questa possibilità, hanno... Io scherzando dico sempre che se rinasco voglio fare l'attaccante in una squadra di Zeman, perché certo. Non si fa mai brutta figura. Assolutamente. E quindi dico, se riesco, se faccio il calciatore e ho la possibilità di togliermi lo sfizio, di essere all'interno di questo progetto, diamine. Cioè, poi dobbiamo dire, posso fare e mi metto a disposizione. Faccio la chiosa finale, perché questa squadra, al contrario di quello che dicono tanti, però insomma è chiaro che siamo in democrazia, quindi le opinioni possono essere più disparate, però a mio avviso questa non è una grande squadra, lo può diventare grazie al lavoro del tecnico. Io sono convinto sempre di quello che dico ormai da diversi mesi e staremo a vedere se sarà così. Io ringrazio Alessandro Alberti, grazie Alessandro, a voi, e buon Natale naturalmente. Buon Natale a tutti quanti e buonanotte. Stessa cosa dicasi per Giuseppe Tambone, tutti, grazie perché siete stati davvero molto preziosi fino all'una quasi di notte. Buon Natale a tutti coloro che ci hanno sin qui seguito, al nostro Danilo Cinquino, a tutta la regia, c'era anche Andrea Di Fabio, che ha risolto un piccolo problema tecnico nel momento in cui stavo leggendo i messaggi, così sono riuscito a leggerli bene. Grazie a tutti, buonanotte.